Buongiorno a tutti, sono Fernando Nardi, docente dell'Università per Stranieri di Perugia e sono oggi qui con Paolo Gull, il nostro relatore per il seminario dal titolo GIS Digital Mapping nell'era degli Open Data. L'evento di oggi è stato organizzato dall'Ufficio Orientamento dell'Università per Stranieri di Perugia all'interno di un ciclo di seminari per illustrare agli studenti della Stranieri le possibilità e gli sbocchi lavorativi. In particolare oggi si parlerà di open data, di digitale, dei sistemi informativi territoriali e dell'informazione geografica in particolare, come strumenti ed opportunità significative per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. L'evento di oggi è anche motivato da un recente accordo della Stranieri con l'azienda leader mondiale nel settore dell'informazione geografica, la ESRI. Accordo grazie al quale i docenti e gli studenti da stranieri possono dotarsi liberamente degli strumenti e dei prodotti software della piattaforma ESRI. È per questo che sono molto contento di presentarvi il professor Paolo Gull, docente dell'Università del Salento e consulente scientifico della ESRI Italia. Buongiorno Paolo. Grazie, buongiorno. Dunque, penso che davvero dotarsi della tecnologia più avanzata in questo settore comporterà sicuramente un salto di qualità in tutti i campi di interesse della vostra università, perché di fatto il GIS, essendo la tecnologia trasversale, è in qualche modo lo strumento multidisciplinare per eccellenza che abbatte le barriere della conoscenza, abbatte le barriere tra saperi e permette una strutturazione, un'analisi e una condivisione dei dati a tutto campo. E da questo punto di vista, questo è per alcuni versi, anche se comincia ad avere una tradizione lunga, un percorso relativamente rivoluzionario perché modifica molto spesso proprio la percezione che uno ha della propria attività e del proprio modo di posizionarsi, tenuto conto che, come sperimentiamo a volte intuitivamente, qualunque informazione, qualunque dato, qualunque azione, qualunque evento ha un riferimento geografico. E quindi di conseguenza in realtà la realtà va vista all'interno di uno spazio geografico. In questo modo da oggi gli strumenti sono a disposizione di tutti e questo io penso che aprirà veramente nuove prospettive di formazione e di lavoro a tutti gli studenti dell'Università per Stranieri.